Oggi pronto soccorso di tutta Italia per il ritorno delle infezioni da Covid e il raggiungimento del picco influenzale soffrono il fenomeno del sovraffollamento. Significa che il numero di accessi in pronto soccorso supera di gran lunga la disponibilità di risorse logistiche e di personale. Per tutelare la salute dei pazienti e il lavoro degli operatori ed evitare gli accessi impropri al pronto soccorso, è necessaria la collaborazione responsabile dei cittadini. In questa stagione la maggior parte delle febbri è da addebitare a infezioni virali che non richiedono trattamento antibiotico, ma solo cautela e riposo. Il pronto soccorso non deve e non può in alcun modo sostituire il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta, che sono degli ottimi professionisti in grado di fornire cure altrettanto adeguate ed efficaci, ovviamente in condizioni di non urgenza o emergenza, e che hanno il grandissimo vantaggio di conoscere il paziente meglio di qualunque altro medico. Pertanto il consiglio è di recarsi al pronto soccorso solo per le condizioni di particolare gravità. Un corretto utilizzo del pronto soccorso aiuta a salvare delle vite. Farlo funzionare correttamente dipende da tutti, dipende anche da te. L'Area Tours vi invita dal 29 marzo al 1 aprile a trascorrere la Pasqua in provincia di Trapani per scoprire luoghi davvero affascinanti e seguire le manifestazioni religiose più famose della Sicilia. Il programma prevede il viaggio in pullman privato, 3 notti presso il suggestivo Baglio Santa Croce, un'antica dimora splendidamente ristrutturata e circondata da un giardino lussureggiante, la mezza pensione con bevande, le escursioni a Trapani, Marsala, Erice, Macari e San Vitolo Capo, il pranzo di Pasqua e una degustazione del couscous di pesce. Il tutto a 400 euro a persona in camera doppia. Guarda il programma sulla pagina Facebook dell'Area Tours o chiedilo direttamente in agenzia. Eccoci amici, bentrovati, l'appuntamento con l'informazione di Teleblea canale 89. Siamo a marzo e come si dice, quando si arriva a marzo, insomma, abbiamo già passato la parte più brutta dell'inverno, ci avviamo alla primavera, ci sarà senza dubbio tante belle cose da fare, ci saranno le elezioni, ci sarà la politica e però purtroppo abbiamo questi grandi problemi come la guerra in Polonia. In Ucraina, speriamo sia già niente la Polonia, in Ucraina e la guerra appunto in Medio Oriente. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poveraccia, è un po' come Draghi, sono dei globetrotter, fanno il giro del mondo, ieri era qui, è partita, è andata, ora oggi è da in America a parlare con il presidente degli Stati Uniti, Biden. Allora, la cosa simpatica, bella, è che finalmente il nostro Presidente del Consiglio, chiunque esso sia, possa parlare tranquillamente in inglese, perché sappiamo che la Meloni è laureata in lingue, così almeno c'è scritto, quindi è una che è in grado di parlare in inglese. È anche vero però che ci ha un po' impressionato
questa immagine, perché la faccia di Biden non è di quelli che sono convinti di quello che stanno sentendo, no? Tant'è vero che a un certo punto c'è un fermo così, guardate, c'è un'inquadratura e Biden è rimasto così, non so, e non parla, sta fermo lì un bel po', dice ma che cosa devo dire? Ora, non eravamo lì, ecco, finalmente gli è venuto da ridere, forse qualche battuta che è arrivata dal pubblico presente a questo incontro. Chiaramente sto scherzando un po', ci sono problemi molto seri, io sono convinto che stiamo sbagliando la politica internazionale, ma certo io che cavolo sono, c'è mezza, più di metà, anzi quasi la maggior parte degli italiani che chiedono di smettere la guerra, noi invece continuiamo ad andare in giro dicendo non vi preoccupate, ci pensiamo noi, la Meloni è andata da Biden a dirgli non vi preoccupate, saremo noi il baluardo in Europa. Boh, mi pare un po'. L'altra cosa preoccupante è che ci avviamo alla campagna elettorale americana con Joe Biden e Donald Trump, che tutte e due sono oltre i 78 anni, addirittura Biden ha più di 80, allora, non è che uno a 78-79 anni non può governare un paese, però certo se noi ci preoccupiamo di manager che sono anziani, ma pensate ai più importanti manager del mondo, il Presidente degli Stati Uniti che ha 80 anni, tutto a posto, ma magari qualche volta, vabbè. Grazie, però io se fossi Giorgia Meloni starei un po' più in Italia, perché i problemi sono tanti e impieghiamo troppo tempo a risolverli. Ora non vi voglio parlare dei manganelli, io la penso in un certo modo, cioè ci vuole il rispetto delle istituzioni, è dovuto da tutti, non perché uno è studente non può avere il rispetto delle istituzioni. Quindi queste cose sono molto importanti, ma cambiamo argomento, andiamo a parlare invece di raccolta dei rifiuti, perché è uno degli argomenti più decisivi in una città, in una regione. E allora, mentre devo dirvi che una buona parte della Sicilia sta diventando virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata e quindi anche il discorso di come smaltirlo, un'altra parte della Sicilia invece è in gravissime ambasce. Ora oltretutto Palermo c'è anche le discariche chiuse, a Catania Mangosanno cos'è la raccolta della differenziata, sono proprio bassissimi. Tutto questo si traduce in costi elevatissimi per i cittadini. Questo incontro si è svolto stamattina, ne avevamo già parlato ieri con Claudio Conti, per cercare di affrontare l'argomento che dovrà essere di attualità già nei prossimi mesi, perché a Ragusa scade il contratto con la ditta Busso, che ha gestito in questi 5-6 anni, non mi ricordo, insomma negli ultimi anni la ditta Busso ha gestito la raccolta dei rifiuti a Ragusa, con polemiche, con raccolte che non vengono effettuate in certe zone, insomma c'è tutta una serie di problematiche che sono state che devono essere affrontate al momento di preparare un nuovo bando che dovrà essere fatto nei prossimi mesi. Detto questo, io avevo già fatto cenno ieri ad una questione che secondo me è molto interessante, che è quello del pagare per quello che produci di spazzatura. Cioè io produco molto spazzatura, pago di più, produco poca spazzatura, sto attentissimo, pago di meno. Quella che si chiama tariffazione puntuale, cioè tutto quello che tu butti lo paghi, ma in un certo modo. Allora, per fare questo noi eravamo presenti lì, abbiamo fatto questa intervista con un importante esponente del settore della raccolta dei rifiuti, che ha fatto anche degli studi per l'ANCI e per altri, e gli abbiamo chiesto proprio di parlare di questa possibilità per i cittadini, qualora se ci potesse arrivare,
della raccolta, o meglio, della tariffazione puntuale. Sentiamo. Tariffazione puntuale è il modo in cui, diciamo, in Italia quello che in Europa, nel mondo, si chiama paga per quello che butti, pay it. E il messaggio è chiaro, significa un sistema di gestione dei rifiuti che le cui tariffe sono commisurate ai servizi resi, alla quantità di rifiuti che il cittadino produce. In Italia sono oltre 1.000-1.100 i comuni che applicano la tariffazione puntuale, principalmente nel nord-est. In Sicilia ne abbiamo 3 soltanto, che grazie allo stimolo, diciamo, tariffario che arriva sul cittadino, che semplificando si trova a pagare una tariffa più alta se produce più rifiuto indifferenziato, evidentemente questi comuni riescono a raggiungere risultati di raccolta differenziata e soprattutto di riduzione del rifiuto residuo straordinari. La tariffazione puntuale richiede un percorso complesso per essere introdotta, ma i primi benefici si avvertono, si producono già prima, diciamo, della produzione delle tariffe commisurate alla quantità, perché nel momento in cui si introduce la misurazione il cittadino si sente più controllato, presta più attenzione. È necessario che sia accompagnata da una serie di misure: ottimizzare il sistema di raccolta, consentire l'accesso ai centri di raccolta comunali, diciamo, in modo molto più intenso e, diciamo, facile di quanto non sia oggi, però è un percorso che va intrapreso con coraggio e, diciamo, all'interno della pianificazione complessiva della gestione dei rifiuti. C'è una norma, che è un decreto del 2017, aprile 2017, che ha stabilito le regole tecniche per la misurazione puntuale. La misurazione in Italia non si fa, tranne che presso i centri di raccolta, non si fa mai pesando il rifiuto. Che cosa calcoliamo? I litri. Le faccio un esempio. Immaginiamo una casa in un paese, in un comune, dove ci sia la tariffazione puntuale. Io ogni volta che espongo il bidoncino dell'indifferenziato, che ha un volume noto perché è 40 litri, mi vengono conteggiati 40 litri. Quel rifiuto avrà un prezzo, proprio un costo euro litro, che mi è scritto sulla bolletta, sulla fattura, per cui io pagherò alla fine dell'anno, che cosa? Pagherò per il numero di esposizioni di quel rifiuto. In realtà poi nella pratica i comuni che cosa stabiliscono? Un numero minimo di esposizioni, quindi come una produzione che tu paghi in bolletta a forfè, che è commisurata al numero di componenti del nucleo familiare. Se siamo 3 abitanti avremo tot litri, se siamo 4 abitanti ne avremo di più. Tutti gli svuotamenti in più si pagano a parte. È proprio questa paura di pagare di più, che poi in realtà in certi casi si traduce in 10 euro, 7 euro in più, 20 euro al massimo nei posti dove il costo euro litro è più alto, che fa sì che i cittadini stiano attenti. Per evitare che però i cittadini buttino la frazione indifferenziata, diciamo, in quelle differenziate, è necessario che la tariffazione puntuale sia accompagnata da un'attività di supporto, comunicazione molto importante. Diciamo così che la tariffazione puntuale è come passare da una macchina sportiva alla Ferrari, cioè in genere si innesta, si mette in opera nei contesti che hanno già raggiunto buoni risultati. Il presupposto della tariffa puntuale è che gli utenti devono essere associati ai contenitori, va bene? Cioè c'è un'associazione utente-quantità grazie al contenitore. Si può fare in tanti modi: o uno ha un bidoncino, che è quello che hai a casa, che viene messo un tag, quindi viene messo un numero che è associato al tuo codice utente, oppure un sistema molto semplice che si usa soprattutto in Lombardia e in Piemonte è quello del sacco prepagato. Che vuol dire? Che io posso conferire i rifiuti soltanto con un determinato sacco, quindi avremo il sacco grigio per l'indifferenziato, il sacco giallo per la plastica, il sacco blu per la carta e così via, no? Il sacco dell'indifferenziato io praticamente lo compro a rotoli, quindi io mi vengono dati un certo numero di sacchi all'inizio dell'anno, come dire, che sarebbero quel contenuto minimo già previsto in bolletta. Poi se ne voglio di più vuol dire che io non sto attento a fare la differenza, da li pago. È la stessa cosa, quindi si genera, che cosa? Una pressione sull'individuo che si sente controllato, sente che spende di più, presta più attenzione quotidianamente a fare la differenza ed ecco che abbiamo i risultati. Quindi abbiamo 2 di elementi di controllo con il sacco. Uno è che devo usare per forza quel sacco lì, quindi non vado a fare il furbo, ne uso di uno o di un altro colore perché
diciamo così, sono contesti in cui si crea uno stigma sociale nell'usare, diciamo, nel non fare bene questa raccolta differenziata. E l'altro, appunto, cerco di risparmiare. Questi stimoli, queste pressioni sull'utente determinano il risultato. Bisogna arrivare a questa coscienza ambientale, a questo, anche a una situazione in cui tutti facciano bene la differenziata, e quindi si produce questa attenzione. Poi bisogna andare di fino, perché insegnare alle persone questo rifiuto non si butta qua, si butta qua, eccetera, eccetera. Insomma, ma è un percorso che, come l'hanno fatto in Veneto, si può fare pure qua. Non è che in provincia di Rovigo sono più intelligenti o più bravi che in provincia di Ragusa. E allora, certo, interessante questa possibilità di avere una tariffazione puntuale. Attenzione, non è il caso di Ragusa, o meglio, visto che si dovrà rifare il bando, potrebbe essere inserita, ma come hanno detto occorre una particolare organizzazione, dipende, bisogna pesare, bisogna capire come fare. Però secondo me sarebbe importante nei confronti del cittadino che dice: io mi impegno a differenziare, a consumare, o meglio a buttare meno roba, non che me la tengo a casa, ma che faccio in modo di riciclare tutto possibile, e in questo caso risparmio, sarebbe una bella cosa. Abbiamo, dicevo, un'altra intervista con un rappresentante di Livorno. Lì hanno addirittura un ciclo continuo, un ciclo chiuso, praticamente raccolgono e arrivano fino addirittura al bruciatore, al termovalorizzatore, e quindi anche con questo è un discorso che si potrà affrontare nel futuro, se vale la pena farli o meno nei nostri territori. Parliamo di sanità, prima di tutto la CGIL. La CGIL ci dice che ha pensato ad un incontro per sollecitare diciamo l'interesse generale sul problema che riguarda la sanità pubblica, che è in grandissima difficoltà. Perché? Perché la sanità pubblica rischia di andare al collasso, pressata dalla sanità privata, che nella sanità privata ci sono i soldi. Pensate alle assicurazioni, avete visto come fanno in America. In America, se tu non sei assicurato, non puoi andare da nessuna parte. Quindi vorrebbero costringere la sanità italiana pubblica, che era fra le migliori, con qualche problema certamente, ma una sanità davvero pubblica per tutti, vorrebbero che si arrivasse al fatto che o paghi o niente. C'è la pressione dei grandi gruppi, c'è la pressione dei privati, delle cliniche, ma c'è anche la pressione delle assicurazioni, che vorrebbero che si aprisse molto di più questo settore. Va bene, questo è un discorso che affronteremo giorno 5 marzo alle 17 nella sede della CGIL. Ci sarà questo incontro e questo ci permetterà certamente di affrontare questo argomento, che è molto interessante. Andiamo a parlare di politica locale, poi parleremo anche dell'ospedale di Vittoria, perché ci sono altre cose. È il momento di lanciare l'intervista, come ogni venerdì, con il nostro Cesare Pluchino. Vediamo. Pietro, Giorgio, la merenda. C'è un formaggio che col suo cuore dolce piace tanto ai bambini. Un formaggio che, col suo animo raffinato, rende speciale ogni occasione. Un formaggio che col suo carattere un po' piccante piace ai nostri nonni. Ragusano DOP. Oggi come ieri, mette d'accordo tutti.
Comunque, eccoci venerdì. Purtroppo non possiamo tornare al consiglio comunale di lunedì perché non c'è stato, ma ci abbiamo Cesare Pochino, Canegunda, Ustisso, tutto quello che è successo. Cesare, allora, non c'è consiglio comunale, ma non mancheranno certo gli argomenti per riempire questi 20 minuti di chiacchierata. Gli argomenti non mancano, anche perché sono successe alcuni fatti hanno portato all'attenzione, fatti che conosciamo, però c'è un pochino di maretta, diciamo così. Maretta perché è uscita quella lettera della regione. Ecco, ce l'ha accennato il consigliere Mauro, no? Sì, perché è una lettera dove praticamente la regione darebbe torto al comune per aver assunto l'ingegnere poi domani. Ah, il comune a questo punto? Sì, sì, sì. La lettera è rivolta ai comuni che hanno Bleacque e cose di questo genere. E quindi, dall'altra parte c'è una difesa chiara e limpida, perché dalla controparte dice che non ci sono gli estremi per ricondurre il tutto a quella legge sulla incompatibilità di chi è in quiescenza, e spiegano i determinati motivi, ma a noi, come è stato in passato, non interessa entrare in questa questione. La questione è che praticamente tutti fanno comunicato e cose del genere. Io mi sono permesso di dire che a questo punto non se la devono prendere con poi domani, non se la devono prendere solo con Cassì, se la dovrebbero prendere, io l'ho scritto, con i sindaci che dovrebbero essere commissariati. Perché nel bene e nel male questi sindaci hanno dimostrato di non avere controllato nulla. E se Cassì ha sbagliato, e lo ha ammesso lui, non lo sto dicendo io, nessuno si è permesso di eccepire qualche cosa. Ora, questo è l'esempio pratico, anche se questa nota della regione non avesse fondamento e poi domani avesse ragione, resta il fatto che è quello dove Cassì ha messo la colpa dei concorsi. Ecco, dove si è sbagliato per due volte. Certo, dividiamo. Allora, io non sono giustizialista che voglio vedere qualcuno in galera, anche perché in galera oggi in Italia non ci va nessuno. No, ci vanno quelli che non ci vanno. Però il problema è, ma chi sti hanno sbagliato? E sono tutti al loro posto. Sono al loro posto quelli che sono stati assunti irregolarmente. Quindi una, mi deve perdonare, che è la solita farsa politica, dove praticamente forse si vuole distrarre da tutte le discussioni. D'altra parte, una persona che ha dentro il problema delle Bleacque della provincia, quando io ho condiviso il mio articolo, mi disse: questa è solo la punta dell'iceberg, tant'è che ho messo la fotografia dell'iceberg, perché molti, dico, d'altra parte il problema si conosce, e questa esposizione dei comuni, ancora ci sono comuni che continuano a dire domani è sospesa l'erogazione dell'acqua perché stiamo pulizzando un serbatoio, cioè tutte cose che dovrebbe fare il Bleacque, che il Bleacque non fa. Poi c'è una questione di disuguaglianza fra i vari comuni, comuni dove non c'è bollettazione, comuni dove la gente acquisisce l'acqua senza nessun contratto, attraverso un collegamento al tubo che passa per la strada. Sì, ci sono anche queste cose. Gente che non paga, cioè non si capisce nulla completamente. E sono d'accordo con te. Tornando indietro, però, solo per fare le precisazioni giuste, la questione di poi domani è dibattuta. No? Sì, è dibattuto. La prima cosa che dicono è quello dell'emolumento, dice non si potrebbe pagare. Però loro la controparte, poi domani personalmente. Anche dico, perché no. Là dice che deve non stare è, siamo, un anno solo. Già, siamo in una botta di ferro, no, un anno seguito, manco supongo. Loro dicono che il fatto che è retribuito È tutto legittimo e di conseguenza essendo legittimo non rientra nel fatto, anche perché queste inquiescenze, ancorché non pagate, possono essere prese incaricate per un anno. Come lui già da un anno e mezzo. Il problema, dicono che non esiste, questa è una cosa. A noi non ci interessa questo problema. Questa è una cosa. Il problema è Bleacque, perché giustamente tu dici hanno sbagliato questi concorsi, ma qualcuno deve intervenire. È come la SAC.
puoi sbagliare sempre, tanto non è per niente. Allora, tutte queste cose. Cioè, fare una chiarezza su questo sarebbe... Poi, siccome sarebbe c'è giusto un momento politico un pochino di impreparazione delle alleanze, sì, per tutto, ma hanno comunicato contro Tizio, sai contro che, Caio, sai che è stato un male. Oggi per esempio c'è un comunicato, io mi sono scagliato fortemente contro l'onorevole Campo e anche contro Federico Piccitto, che è uno che apprezzo massimamente, ma glieli ho cantati, ci disse: è inutile che voi oggi ve la prendete con Arecò, domani ve la prendete con Abate e questo e quell'altro, voi dovete tornare a fare i grillini come 15 anni fa, quando cominciò Grillo. E allora, siccome Grillo, io oggi ho messo la fotografia sul giornale, ma lo faceva Grillo, siccome Grillo faceva pubblicamente dal palcoscenico il gesto di dire io vi rompo, e allora quel successo che ebbero nel 2013 era la forza, derivava da questa, diciamo, da questo atteggiamento che dovevano rompere, che non era violento, ma che faceva temere qualche cosa, ed ebbero ragione. Oggi, come io dico, siccome sono tutti in giacca e cravatta alla Conte, cercano il posto, cercano di assicurarsi la candidatura, ci sono quelli che, siccome sono state trombate, provvedono a cercargli il posto fisso e cose di questo genere, così il Movimento 5 Stelle non ha dove andare. Però noi ora ci stiamo spostando sull'autostrada. No, come sta parlando dell'autostrada? Però, l'autostrada, io gli ho scritto poco fa a Stefania Campo, ma non devi andare in commissione lunedì per dirci i 6 milioni ce li devi dare, il tratto, un trattino. Devono andare là e gli devono dire: vogliamo l'autostrada fino a Gela, vogliamo il trasporto pubblico, autobus e ferrovia, come le altre parti della Sicilia, dove si fanno raddoppi di linee e cose, e noi siamo ancora all'età della pietra. Devono dire cosa dobbiamo fare con l'aeroporto di Comis, ma glielo devono dire con gli occhi di fuori. Poi io mi permetto di dire che se ora comincia il balletto, com'è a livello nazionale, certo, che comincia il balletto De Luca, certo, PD, 5 Stelle, e chi dobbiamo candidare, genere, e allora praticamente Abate è il capolinea di questa cosa, va bene, c'è questa alleanza, ma è una città come Ragusa. Se non vanno a comandare Anello De Pasquale, ma come sta a comandare Stefania Campo? Con tutto il rispetto per Stefania Campo. Capo Stefania Campo, sappiamo perfettamente che se ci telefona Conte, mentre Anello De Pasquale, se ci telefona come si chiama, Svizzera, Schlein, io non lo so pronunciare, se ci telefona chi di Anello De Pasquale, ci dice: puoi cantare, nella migliore delle ipotesi, gli dice sì, non ti preoccupare, puh, fa chi tu che vuole fare. Anche perché lui era da un'altra linea. Ma chi tu praticamente... se telefona Conte praticamente... Però certo, allora, stai divagando. Per non parlare di cose scabrose. No, perché noi ce ne stiamo andando alla Schlein. Questo programma si chiama Mal Comune. Ah, quindi del Comune. Ma parlare del Comune di Ragusa. Perché io... ti ho visto oggi, perché sono andato a parlare con il sindaco per fatti ben diversi, ti ho visto alla commissione dei Sì, è la seconda, mi alzo alle 7 per essere là. Hai visto? Ti dovrebbero impiegare. Stamattina sono arrivato il terzo, c'era la presidente, il consigliere Jurato. Dovresti avere un contraddisso come osservatore. E io praticamente oggi mi sono goduto un altro spettacolo, che già c'era stato dobbiamo andare per ordine, la seconda commissione non ebbe il numero legale, il terzo numero legale non c'era lo stesso, però Firringieli ha detto: io per il bene della città voglio capirci bene in questo caso, e sono rimasti. E la terza seduta, bene o male, era andata avanti. Che poi è quella che ora vi faremo vedere un attimo. E certo, c'è sempre Mauro che è una spina nel fianco, perché Mauro ci ha domandato, il consulente legale del comune. Questa fra un attimo, faccio vedere le immagini, perché questa è importante. Ecco.
Questa sono le immagini. Mauro, della Mauro, nella volta scorsa ci disse c'è un consulente legale del comune per il piano regolatore. Che rapporti ha con la società del porto? Prima era consulente, poi è diventato socia. Quell'avvocato. Quell'avvocata. Avvocata, cosa del genere, però non ci disse. Che ha causato però, il male di, però, di problemi. Però Mauro non ci disse, dice, ma questo avvocato chiave magari è intestata terrina, sta società chiave intestata terrina che stanno diventando di capo. Insomma, è una pentola in ebollizione. Però praticamente ho capito che una mescolatina ce la dà. Sì, tutte. Allora, tutte, eh? Oggi è successo. Oggi è successo cosa? Perché intanto ha esordito Mauro, che con competenza gli ha chiesto, dice, scusatemi, voi dite che questo piano regolatore è fatto secondo una legge del 78 e gode di alcune modifiche alle normative richieste da una successiva legge del 2020. E questa legge del 2020 modifica le procedure per il piano regolatore, però dice anche che chi aveva già fatto lo schema di massima, se già era stato fatto, allora può continuare. Ora dice, voi però siete in una situazione ambigua, un quesito legale preciso. Che voi utilizzate voi il 68. State facendo il piano regolatore fatto con la legge del 78 con le modifiche per il 2020. Ma se io potevo fare, se potevo lasciare che durò il 78, naturalmente, siccome alla base di tutto ci sta che il piano regolatore è fatto in maniera ineccepibile e soprattutto sia Giuffrida sia Alberghina, che è quello che lo l'ha difendono, fatto, non lo difendono, ne parlano con una competenza, certo, somma, certo. E fra le altre cose non ci sono elementi per pensare che ci siano cose fatte male o peggio che mai irregolari, però come ogni piano regolatore, siccome pone delle scelte, certo, giusto? Senza che loro fanno niente, anche in buona fede, quando c'è l'esito, quando c'è il piano regolatore, cioè, viene fuori da Mario Papa, è accontentato, e c'è stato Plutino, se sposto no. Una linea di un centimetro nella carta o viceversa, non è una linea, se lo fai con la matita verde invece che con la matita blu, a uno ci cangia la vita. E quindi questa lettera che allora aspetta, dopo che Mauro ha fatto questa richiesta, condoniamo, premettiamo che anche oggi non c'era il numero legale, perché quelli erano solo quattro, c'era presente il capogruppo di Partecipiamo, Sortino, ma partecipa come capogruppo, a verbale non sostituiva nessuno, poi no, Ferringiele è arrivato tardi e quindi c'erano solo Mauro e Chiavolo che garantivano il numero legale. A un certo punto, dopo una dotta espressione che io mi permetto di dire, lo dico subito, secondo me tutte queste discussioni, tutte queste commissioni sul piano regolatore sono inutili, perché non è altro che una lezione dotta, accademica, perfetta, esaustiva, cioè, ci sono preparati, ci mancherebbe altro. Dell'ingegnere Alberghina, stranamente Giuffrida che comanda l'andamento della commissione, perché la Presidente sta per muto e non parla, Giuffrida decide i tempi, le procedure, le priorità e cose di questo genere, come ora vedremo per un altro fatto. A un certo punto, mentre si parlava delle cose, e bene o male, diciamo così, si era avanti in armonia, e a un certo punto Mauro col telefonino dice, posso, scusatemi, dice, è arrivata, dice, una lettera, una cosa. La possiamo vedere un attimo, regia? Praticamente una lettera che in effetti dice tutto e non dice niente. Intanto diciamo non che c'è una richiesta di rettifica. Allora, Arena il gruppo Arena è un grosso gruppo a livello siciliano, sono i supermercati Deco. Deco, sì. In questa lettera che noi abbiamo, ma è stata inviata a tutti i commissari, a tutti i componenti della commissione, viene detto, dice, attenzione, questo vuol dire che si seguono lo streaming, ma gliel'avrà detto qualcuno. Dice, nella riunione scorsa, cioè giorno 28, quindi l'altro ieri, quella di cui abbiamo le immagini, dice, l'assessore ha detto, a proposito di lotte di terreni che sono stati declassati
da edificabile ad agricolo, che sono solo 14, e che a proposito era intervenuto nella seduta ultima anche l'avvocato Boncoraglio, a proposito delle preoccupazioni di qualche consigliere sulla richiesta di eventuali risarcimenti da parte di chi si ritrova il terreno declassato, l'avvocato Boncoraglio, altro che la sa precisa e la suona come un violino, ci disse: è tutto sotto controllo, perché chi ha i diritti acquisiti entro un anno dall'approvazione comincia i lavori, entro 3 anni li finisce, può costruire dove è stata autorizzata. Quelli che eventualmente hanno il diritto acquisito, però ancora su una casa che si usterrini o solo, e cose di questo genere, dice, non se ne parla con me. Però dice, abbiamo poi parlato soldi, la giurisprudenza, il risarcimento, questo, quell'altro. Dice, non ci dovrebbero essere problemi. Questa lettera del gruppo De Gaulle chiede solo una rettifica, perché ci dice l'assessore si è espresso male, dicendo che sono solo 14, dice, chiediamo di precisare. E a tal uopo dice, noi mandiamo questa comunicazione per conoscenza a tutti i commissari. E ci fa tutta la storia, perché ci dice, noi nel 2022 abbiamo chiesto un'autorizzazione perché dobbiamo costruire un supermercato De Gaulle e un McDonald's. Praticamente fa tutti i passaggi, tutte le autorizzazioni, aspettiamo la passerà la regione, la passerà non giocare più e cose del genere. E arriva alla fine, cosa di 10 giorni fa, dove c'è l'ultimo passaggio. Non dice niente chiaramente, però si evince che queste hanno un'autorizzazione in corso, forse, in un terreno dove il comune oggi non vorrebbe fare costruire. Il motivo è semplice, io mi permetto, lo posso dire, ma questo si sa da tempo, ci sono pressioni dei gruppi locali di grande distribuzione. Mi pare normale. Che siccome, sai, con quel discorso della Tecnè, ci sono richieste di catene di supermercati, Penn Market, De Gaulle. Quindi magari uno che è grosso qua, tipo... Senza fare nomi, tipo Ergon, tipo cosa, potrebbero entrare altri colossi della distribuzione in Sicilia. Siccome da poi la guerra è fatta tutta sui 10 centesimi per la merendina, sugli sconti, sulle cose, e allora questo praticamente poi sai. Una cosa è fare un supermercato come quelli che ci sono, che tu vai nel parcheggio, una cosa che possibilmente ti risuove, il bar per gli aperitivi, la bambinopoli per lasciare i bambini, sai, visto poi fuori queste cose, certo, li sanno fare, li sanno fare architettare, casa come su solo, praticamente non hanno fatto mai niente. Allora c'è questa, si sapeva che c'erano pressioni sugli amministratori per cercare di limitare questi ingressi. Quindi tu, Cesare, stai ipotizzando senza una certezza. Io non è che sto dicendo chi è che ha fatto la pressione. Stiamo ipotizzando che ci potrebbe essere qualche pressione da parte di qualcuno per non fargli fare questo supermercato. Perfetto, come sai. E questa ditta Arena, per non sapere né leggere né scrivere, intanto ci mandiamo ci viene, Alice, però da quello che si legge ho l'impressione che questi sono tranquilli, ma una ralizza solo per dire, non parlate perché cade, no, perché c'è il mandato, ci dice all'assessore devi essere preciso, rettifica quello che hai detto, fra le altre cose mi dicono che questo è un gruppo talmente grosso che praticamente se si smuove con 15 avvocati e praticamente ci fa bene un delirium tremens. Delirium tremens che oggi quasi ha avuto Giuffrida, perché è andato su tutte le furie. Cioè, questa cosa perché forse non se l'aspettava. Naturalmente questa cosa ha suscitato clamore, ci sono state discussioni, batti e rivenge tutto Giuffrida. E secondo noi copiano il regolatore, dice, perché questo non è argomento. Però aveva ragione, perché ci disse, ma si è arrivato stamattina, ora c'è la legge. Facete la legge dall'avvocatura comune e poi vi diciamo chi c'è a rispondere. Ma dice, però il tono con cui forza sbrigatevi perché noi dobbiamo continuare col piano regolatore, detto 4-5 volte, non lo dico io, si vede dallo streaming, sai, anche addirittura
al minuto, non lo so io, ma come lo posso cercare, anche il consigliere Iurato ha ripreso il consigliere Ferringile. Questo è registrato, faceva, lo possiamo è registrato, dire. E ce ne sa, allora, senti, finiamola, basta, lo sai come ho fatto. Lo sai come ho fatto. E quindi ci sono cose strane. Per chiudere, perché siamo a 20 minuti. Il tutto è concluso che subito dopo la riunione, o meglio, alla fine, la signora Caruso vicepresidente del Consiglio, chiedo di convocare una commissione apposita per discutere solo di questo fatto. La presidente Giuffrida si tagliò una faccia e ci disse: vediamo, perché forse si vorrebbero appigliare a quel discorso di Lumiere. Non si possono fare riunioni se non sono cose che vanno in consiglio, ma questo è consiglio, è relativo al Piano Cosa. Per togliere eventuali dubbi e per lavarci, la signora Caruso oggi pomeriggio ha mandato un bel comunicato scritto come le sa scrivere lei, una ci disse, andiamo a convocare una commissione perché cazzo amma pastetta. E quindi aspettiamo di vedere se questa commissione si fa. Però ripeto, andare alle prossime sedute di commissione, tolte queste piccole schermaglie. Cioè, se non ci sono, non c'è piacere. Dice. No, ma non c'è, no, perché c'è questa lezione di cose che non tutti possono capire, perché ci sono anni e anni. Non raccontare questo. Ed ecco perché sono lo facciamo fare. Noi dobbiamo sapere perché dei terreni da agricoli sono diventati edificabili. Al contrario. Perché, secondo quali scelte e possibilmente di chi sono. Ma chi su potremmo vivere alcuna misura in mezz'ora l'indomani mattina. Alla stessa maniera però desideriamo sapere i terreni che erano edificabili e ce l'abbiamo fatta e cazzo sono magari i PEP che le aree ridotte sono state ridotte, quali sono queste aree che sono state declassate e, abbiamo... e di chi erano, perché si può verificare che il terreno dove deve l'area dove deve costruire Mario Papa ciao la strada ce ne sono quello costruire è importante l'area un c'è il pochino perché parla male dice no attiene allora Caffè io a comica e il problema del piano regolatore ecco perché dico nella commissione dovremmo sapere questo nella commissione non dovremmo sapere queste vogliamo cose. Nomi e cognomi fatti e cose grazie Cesare Pochino buonasera a te telespettatore andiamo avanti con il nostro telegiornale. In un contesto di incertezza e complessità, abbiamo guardato oltre le difficoltà e lavorato per sostenere i nostri valori, tenendo fede alle nostre promesse. Siamo stati innovativi. Investendo nei processi di digitalizzazione, abbiamo aumentato la qualità del servizio e semplificato l'accesso alle nostre piattaforme digitali. Abbiamo saputo cogliere le opportunità del PNRR. Con l'adesione al progetto Samotrace e l'avvio dei lavori del Green Tech Mediterranean Innovation Hub, supportiamo la transizione tecnologica della Sicilia. Abbiamo confermato il nostro impegno per un futuro più sostenibile, grazie agli accordi per le forniture di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e alle iniziative per la tutela ambientale del nostro ecosistema. Abbiamo ottenuto risultati concreti, dimostrando di essere una realtà solida, affidabile e produttiva. Ma soprattutto siamo stati presenti sul territorio, vicino ai nostri clienti e ai nostri partner, attraverso momenti di incontro, condivisione e impegno fattivo. Con il vostro sostegno abbiamo costruito nuovi orizzonti. Adesso camminiamo insieme verso la banca del domani. CER, compagnia per l'energia rinnovabile a Ragusa nella zona industriale. Il benessere ambientale per noi è sinonimo di benessere sociale, perché abbiamo a cuore la salute del pianeta. La CER, nel suo sito industriale di Ragusa, si avvale delle migliori tecnologie per produrre energia rinnovabile.
Gli impianti progettati e realizzati grazie ai costanti investimenti nel campo della ricerca garantiscono il raggiungimento degli obiettivi più attuali come lavorare in sicurezza, produrre a basso costo e risparmiare energia. CER è leader in Sicilia nel fornire energie rinnovabili per migliorare il mondo in cui viviamo. Insomma, ci sono cose molto delicate, ora qui noi non vogliamo drammatizzare, neanche vogliamo dire ma chissà cosa c'è dietro, però queste cose possono accadere perché quando arrivano, ecco, qui i nuovi supermercati, c'è un tentativo di ostacolarli, ma succede da tutte le parti, questa non è una cosa che ci stranizza tanto, però ecco, Se poi ci fosse, non si sa mai, non succede a Ragusa, qualcuno che blocca perché la cosa no, non va bene. Comunque parleremo del piano regolatore ancora e parleremo anche di quello che sta accadendo in Palermo in commissione con questo decreto che riguarda le nuove norme per i comuni, il decimo assessore, il consigliere che fa che va e viene, insomma, il supplente e così via, ma ne parleremo dopo. Due cose, Cesare aveva accennato anche a questa storia dell'autostrada, la Siracusa-Gela. Io sono convinto che la Siracusa-Gela ormai, cioè arrivata a Muorica, non se ne parla più, sarebbe importantissimo, ci vogliono 2 miliardi, 1 miliardo e passa, insomma io credo che in questi momenti, anche perché bisogna aprire tutto un iter, fanno bene la Campo e gli altri a mandare i comunicati, però bisogna essere molto più incisivi, bisogna essere molto più duri, perché insomma a che serve entrare in commissione e dire vogliamo la Ragusa Catania, ma lo dico a tutti i nostri deputati, come il discorso dell'aeroporto. A proposito, oggi per esempio la squadra che arrivava da Roma per la partita con la Passalacqua ieri sera è arrivata a 1 di notte con 8 ore di ritardo. Non c'entra niente l'aeroporto di Comiso, però sono disservizi che fanno, come si dice, perdere la voglia a chiunque. Questo è un fatto serio. Quindi questa è la situazione della Siracusa-Gela. Secondo me speranze non abbiamo, però se si tratta di appoggiare qualunque iniziativa, noi siamo sempre disponibili. Delle immagini vi facciamo vedere che riguardano l'ospedale di Vittoria, il Guzzardi di Vittoria. Purtroppo le immagini che ci hanno mandato dall'ASP hanno una password, io non lo so, più invece di fare le cose semplici, li facciamo sempre più complicate. Ci vuole la password, le stiamo mandando le immagini, caranelle e basta. Allora, oggi, grazie all'amico Assenza che ci ha mandato queste immagini fatte in modo molto amatoriale, quindi noi però almeno le possiamo mandare in onda. È stato inaugurato questo reparto, quello delle analisi, che aveva bisogno di una bella ristrutturata ed è stato fatto. Siccome c'è moltissimo lavoro in questo settore, poi l'ospedale di Vittoria è un ospedale che fa addirittura più accessi dell'ospedale di Ragusa, soprattutto nel pronto soccorso, quindi è chiaro che bisogna avere una organizzazione migliore. Perché è stato inaugurato, è stato intitolato al geometra Salvatore Terranova, uno dei principali artefici dei lavori di ristrutturazione che hanno portato all'ammodernamento dei locali. Quindi ricordiamo anche noi questo geometra Salvatore Terranova. Lunedì vi faremo sentire anche le interviste con il neo commissario, come lo volete chiamare voi, manager dell'ASL 7 di Ragusa, e poi appena sarà possibile lo andremo a intervistare su alcune cose, come per esempio quella segnalata ieri da Peppe Lizio che riguarda l'RSA. Nessuno parla, nessuno è, però l'RSA è in decadenza e quindi hanno ragione anche quelli della CGIL. Abbiamo detto ieri che
Questo, diciamo, questo nostro territorio è uno dove c'è una grande presenza di immigrati, ma non è poi così insopportabile, sbagliato, così grande questa presenza come in certi casi ci vorrebbero fare capire. Allora, il dossier dell'immigrazione che è stato presentato appunto ieri ha avuto dei numeri che sono sì a un certo livello, ma dobbiamo anche ricordare che oggi come oggi dicono gli esperti d'economia, abbiamo proprio bisogno di forza lavoro, e noi forza lavoro non ne abbiamo proprio, perché da noi non si fanno figli, la gente poi dice voglia di lavorare, saltano addosso, ma sto scherzando su questo. Allora, vi faccio sentire cosa ha detto uno dei rappresentanti, uno dei relatori in questo incontro di ieri, e lui è diciamo, una delle persone più interessate a questo discorso. Sentiamo cosa ci dice sul dossier immigrazione. Noi oggi abbiamo cercato di analizzare le statistiche per capire l'Italia per quanto riguarda il processo di integrazione a che punto sta. E ahimè l'assenza delle politiche migratorie a livello nazionale determinano un freno da questo punto di vista. Noi dobbiamo pensare che oramai esiste una componente sociale che viene considerata una parte integrante del tessuto sociale di questo paese. Ovviamente quando si parla dell'integrazione totale non si può non parlare dell'obiettivo principale che spinge spesso le persone a lasciare il proprio paese e entrare in Italia, quindi l'obiettivo economico, quindi il lavoro. Stiamo parlando in un territorio in cui le diverse forme di sfruttamento nel mercato del lavoro agroalimentare e quello in particolare agricolo sono molto diffuse. Abbiamo assistito qualche giorno fa qui vicino a Ragusa, anzi a Catania, nella provincia di Catania, l'uccisione di un lavoratore bracciante agricolo di origine marocchina da parte di un caporale. Quindi abbiamo anche cercato in qualche modo di reagire partendo da una, come dire, del primo step di conoscere il fenomeno dei lavoratori presenti nel ghetto di Paternò. E lì abbiamo constatato che ci sono tanti lavoratori che sono giunti a questo paese nell'ambito del decreto flussi, ma sono stati abbandonati dai propri datori di lavoro. Io dico, che colpa hanno questi lavoratori se il datore di lavoro si rifiuta a perfezionare la loro pratica di soggiorno e perfezionare il contratto di lavoro? E credo che è giunto il momento che ognuno debba assumere la propria responsabilità, cioè le istituzioni, il mondo del lavoro. La FAI CISL ha messo in campo diverse iniziative, partendo dal numero verde che abbiamo intitolato su Scaporlato, per dare in qualche modo un spazio a coloro che volessero denunciare episodi di caporalato. E abbiamo anche messo in campo diverse iniziative per portare i servizi, l'assistenza ai lavoratori. Ma l'ultima è una nostra petizione, quindi una raccolta firme intitolata Mai più ghetti, perché noi non vorremmo più vedere i lavoratori che noi rappresentiamo, i lavoratori del settore agricolo, e non vivere in condizioni disumane che non rispecchiano il livello di civiltà di un paese come l'Italia. Un sindacato è aperto sempre a qualsiasi forma, diciamo, di protesta, che sia una protesta civile che abbia degli obiettivi precisi per migliorare le condizioni dei lavoratori. Ma il lavoro dei migranti, in particolare nel settore agricolo,
è un lavoro che viene richiesto proprio, mai come questa volta, con insistenza da parte dei datori di lavoro. Quindi un fabbisogno enorme. Cosa manca? Manca una reale analisi del fabbisogno del mercato del lavoro agricolo. Quindi il decreto flussi stagionale ha dimostrato i suoi limiti, perché non riesce ad essere tempisticamente parlando adeguato a rispondere alla richiesta dei datori di lavoro, e ha dimostrato che lì si nascondono anche ampi sacchi di irregolarità. Ecco perché credo che sia il caso di ripensare questo strumento, tenerlo sempre, diciamo, in atto, ma vedere di semplificare ancora di più gli ingressi dei lavoratori, cioè regolamentare i flussi, e si può anche pensare ad un ingresso per ricerca lavoro, e questo è stato rivendicato da noi in tantissimi anni, e si può anche pensare magari a dare la possibilità al lavoratore agricolo stagionale che è entrato in questo paese per la prima volta di ritornarci a prescindere, anzi senza la chiamata nominativa. Cioè, mi spiego meglio, dopo il primo ingresso il lavoratore deve avere la possibilità di rientrare in questo paese a lavorare o con il medesimo lavoratore o con un nuovo lavoratore, ma l'importante è anche che ci sia assenza della chiamata nominativa. In questo modo credo che potremmo dire abbiamo semplificato la procedura. Insomma, interessante certamente anche questa visione di questo problema particolarmente importante per noi, perché se facciamo il conto, ecco, la provincia di Ragusa ci sono tantissimi extracomunitari provenienti dalla Tunisia, ma attenzione, sono la maggior parte, la grandissima maggior parte, gente che lavora, che ha residenza, tutto a posto, perché in quelle aree noi abbiamo davvero bisogno di tantissima forza lavoro se in qualche modo vogliamo restare all'impiedi come produttori. Va bene. Allora, andiamo a chiudere il nostro telegiornale su questa, in questa giornata di questo fine settimana, e siamo andati a vedere i lavori per quanto riguarda Confcooperative. C'era la elezione del nuovo segretario provinciale e c'era anche l'ingegnere Mancini, che è il segretario regionale di Confcooperative, e che, attenzione, ricordate, è stato anche presidente, anzi amministratore della SAC nei tempi d'oro. Peccato, avrei voluto fargli un'intervista, gliel'ho detto, mi ha detto non parlo dell'aeroporto, meglio così, così non ci permette di andare a criticare. Allora vediamo quest'ultimo servizio, io vi ringrazio per la cortese attenzione, noi ci vediamo con le prossime edizioni, ciao a tutti. Questa è Teleiblea. Gaetano Mancini è presidente regionale di Confcooperative, si stanno svolgendo i congressi territoriali, le assemblee territoriali, si sta rinnovando tutta la classe dirigente, lei è l'unico candidato per il regionale, quindi sarà il nuovo, nuovamente presidente regionale. L'obiettivo è quello di guardare al futuro, come si fa a guardare al futuro? Se lo sarò lo diranno le cooperative alla fine di questo processo, quindi non lo so, per adesso è stato espresso comunque un gradimento, mi fa piacere, ma lo faremo i conti alla fine. Sicuramente il tema del futuro è un tema fondamentale che noi abbiamo posto come tema principale di questa
fase assembleare, perché noi viviamo una fase nella quale le cooperative escono da un quadriennio molto complicato, con tutte le vicende che sono accadute, dal Covid, dalle guerre, l'inflazione, il costo energetico, il costo del denaro, tutte le cose che sappiamo, e si avvicinano a una prospettiva futura nella quale ci sono grandissimi cambiamenti, penso a tutto il tema tecnologico, alla sostenibilità ambientale, al calo demografico, al cambiamento stesso della struttura societaria, ma anche a tutte le dinamiche internazionali che sicuramente hanno una ricaduta sulle cooperative, sulle imprese, che può essere di tipo positivo piuttosto che di tipo negativo. Allora, quanto più le imprese saranno capaci e attrezzate per affrontare questi scenari nuovi, tanto più sarà la possibilità che loro riusciranno a stare sul mercato e a conquistare nuovi spazi e quindi a dare più risposte alle comunità, che poi è il tema della nostra assemblea, una cooperazione più moderna per rispondere meglio alle esigenze della comunità. Noi pensiamo che un sindacato moderno, un sindacato come Confcooperative, debba rispondere attraverso tutta la sua strutturazione. Abbiamo distribuito un opuscolo nel quale emerge con chiarezza le potenzialità che il sistema di Confcooperative offre alle proprie associate per incrementare nelle proprie attività, le vogliamo mettere a disposizione per affrontare queste sfide. Tutto questo vuol dire anche maggiore dialogo con le istituzioni, cioè è inevitabile questo? Certamente sì. C'è un aspetto nella nostra anche dal punto di vista legislativo, dico, certamente, del processo, sì, certamente. Noi abbiamo un'interlocuzione ovviamente costante, tanto sul nostro livello che quello regionale, tanto col governo della regione, quanto con l'assemblea regionale, le commissioni e tutti i luoghi, diciamo, deputati a trattare questi temi. Quindi non c'è dubbio che la strada principe della nostra azione sindacale è questa. A questa strada accompagniamo questa messa a disposizione di una importante organizzazione in termini di erogazione di servizi, e le due cose vanno messe insieme per garantire il futuro alle cooperative. Luca Campisi è il nuovo presidente provinciale di Confcooperative, unica candidatura, quindi siamo alle battute finali del congresso territoriale. Il tema della giornata è quello di guardare al futuro, sintetizzando. Com'è il futuro delle cooperative in provincia? La nuova classe dirigenziale già si porrà tra i primi obiettivi, quello del coinvolgimento costante e attivo con tutte le pubbliche amministrazioni. Abbiamo necessità di parlare, dialogare con le pubbliche amministrazioni, progettare e coprogettare nuove iniziative, nuove attività che possono essere utili da una parte per le imprese e dall'altra parte per soddisfare le esigenze dei beneficiari. Bisogna ottimizzare le risorse che arrivano sul territorio e bisogna riuscire a trovare nuove risorse da portare a beneficio delle pubbliche amministrazioni e della collettività stessa. Confcooperative è impegnata a 360 gradi nel mondo del sociale, insomma è una realtà davvero ben concretizzata all'interno del nostro territorio. Quali sono i punti su cui guarderete con maggiore attenzione? Cercheremo di non lasciare nessuno nelle ultime file, daremo attenzione a tutti i settori, dal mondo agricolo al mondo sociale. Chiederemo dei tavoli di confronto continui con la pubblica amministrazione, con la parte politica, con la deputazione regionale e con la deputazione nazionale. È qualcosa che è mancato in passato questo? Sicuramente va migliorato. Per chiederlo vuol dire che c'è stato... Sicuramente va migliorato la presenza sul territorio. Ringraziamo comunque la classe dirigente che fino ad oggi ha fatto un ottimo lavoro, ma come ha detto poc'anzi il nostro presidente regionale Gaetano Mancini, la nuova classe dirigenziale ha l'obiettivo di migliorarsi e fare di più rispetto a chi fino ad oggi c'è stato. Quindi l'obiettivo è fare rete a tutti i livelli. Continuare a fare rete e ottimizzare quelli che saranno gli assetti tra pubblico e privato.